È giunto il momento di aggiornare la recensione di 1Password. Ciao, io sono Anthony di CyberNews. Oggi ho una recensione che è anche un vero e proprio tutorial di 1Password per te. Cos'è, come si configura e come si usa. E se questo video ti sarà utile, assicurati di iscriverti per unirti alla nostra comunità sulla cybersecurity in continua crescita. Uno dei fattori più importanti è la sicurezza. E 1Password, a differenza di altri gestori, non è stato violato. Inoltre utilizza un sistema di crittografia di alto livello che scompone i dati memorizzati in numerosi pezzi e li rende impossibili da leggere per chiunque, mantenendo le password sicure. Infine, 1Password dispone anche di una chiave segreta, una caratteristica di sicurezza mai vista prima, che crea un ulteriore livello di protezione dagli intrusi. Sarai l'unico a ricevere questo codice a conoscenza zero di 34 caratteri misti, impossibile da decifrare. Ok, ora che sappiamo che 1Password è sicuro, parliamo di altre caratteristiche, a cominciare da quella che probabilmente è la mia preferita, cioè il Multiple Vault. Come suggerisce il nome stesso, permette di avere dei cavo multipli e quindi di organizzare le informazioni sensibili invece di tenerle in un unico blocco. Rende anche più facile la condivisione in caso di necessità, in quanto si possono condividere più cartelle e cavo in una sola volta, invece di farlo uno per uno. Tra poco nel video vi mostro anche come testo la funzione. Un'altra caratteristica che mi piace molto è il controllo di sicurezza della torre di controllo. Questa funzione in sostanza ricorda se rileva qualche problema. Potrebbe sembrare fastidiosa, ma è molto utile perché tiene aggiornati su tutto ciò che potrebbe andare storto, dalle password deboli ai login compromessi. Mi piace anche la modalità viaggio. Non tutte le informazioni sono sicure per i viaggi, ma si possono contrassegnare quali lo sono. Ad esempio, se dovessi andare in Spagna per un paio di giorni, verrebbero bloccati i cavo che non sono sicuri per i viaggi. L'ultima caratteristica di cui voglio parlarti in questa recensione di 1Password è la sua estensione per il browser. Può essere utilizzata su 5 browser: Chrome, Firefox, Edge e da poco anche su Brave e Safari. Quindi sì, include tutti i browser più diffusi. Personalmente ho trovato molto utile la versione 10, che consente di risparmiare molto tempo durante gli acquisti. Riconosce i campi della carta di credito o dell'indirizzo e si possono riempire automaticamente le informazioni. E i sistemi operativi? 1Password è disponibile su Windows, macOS, Linux, iOS, Android e sul browser web. Inoltre non c'è limite al numero di dispositivi che si possono utilizzare e si possono sincronizzare tutti. Ok. Per ora basta parlare di funzionalità e compatibilità. Parliamo dei prezzi. In poche parole, 1Password vale la pena? Il piano Personal è una buona idea se non hai bisogno dell'opzione di condivisione dei vault e intendi usare 1Password da solo o da sola. Tuttavia, se hai bisogno dell'opzione di condivisione dei vault, ti consiglio il piano familiare. Il prezzo è un po' più alto, ma si possono aggiungere fino a 5 utenti, quindi se c'è almeno un'altra persona con cui condividere, ne vale già la pena. Sebbene i prezzi di 1Password siano vicini a quelli della concorrenza, non è il gestore di password più economico sul mercato. E quindi, se stai cercando un modo per risparmiare, sono qui per aiutarti. Ti consiglio di dare un'occhiata alle offerte speciali che ti ho lasciato in descrizione. Bene, passerei quindi alla parte pratica per rispondere alla domanda: come si usa 1Password? Se hai già esperienza, potrebbero bastare pochi minuti sull'app per capire come funziona. Ma se invece sei alle prime armi, non preoccuparti, sono qui per questo. Ok, la prima cosa da fare è sicuramente ottenere 1Password scegliendo tra i piani di prezzo disponibili. Fatto ciò, dovrai scaricare il software, installarlo, inserire l'indirizzo email e confermarlo con il codice di autenticazione a 6 cifre. Infine dovrai generare la password principale ed ovviamente tenerla al sicuro. Ora puoi utilizzare finalmente 1Password in versione browser, ma per darti una panoramica completa ti faccio vedere anche come installare la versione app. Bene, la cartella Tutti gli elementi è la vista principale. È possibile aggiungere elementi da qui semplicemente facendo clic sul pulsante Nuovo elemento. È una procedura piuttosto standard. E se volessi importare dei dati? È qui che entra in gioco la versione browser. Facendo clic sul nome utente si può scegliere l'importazione, quindi la provenienza dei dati e infine inserire un file CSV. Per non creare confusione si possono anche usare i vault.
Per aggiungerne uno basta fare i click sul pulsante più e dare un nome al Vault e volendo un'icona ed una descrizione. Poi si possono aggiungere oggetti al Vault proprio come nella cartella principale o spostarli tra un Vault e l'altro. Per modificarlo, ad esempio contrassegnarlo come sicuro per i viaggi, basta fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso nella barra laterale, poi su Gestisci accesso e da lì gestirlo dal browser. Non è complicato, magari c'è giusto qualche passaggio in più da fare. Se hai acquistato il piano famiglia, allora potrai condividere interi cavo. Viceversa, potrai condividere solo i singoli oggetti. Puoi anche scegliere per quanto tempo mantenere attivo il link, chi può vederlo e quante volte può essere aperto. E la procedura è la stessa anche per le applicazioni mobili, il che rende la curva di apprendimento semplice e piacevole. Ricordati che puoi configurare 1Password anche utilizzando le offerte presenti in descrizione. Quindi, ora sai come usare questo Password Manager nella versione 2023. Spero che questa guida ti sia stata utile. A questo punto ti domando: pensi sia effettivamente il migliore gestore di password del 2023 o conosci un'opzione migliore? Fammi sapere nei commenti. Alla prossima!